La scelta del Trentino è nata bussando alla porta di Trentino Sviluppo. Abbiamo illustrato a loro il nostro progetto, evidentemente l'hanno trovato interessante e da lì è partito tutto quanto. È stato un incontro molto proficuo per entrambi, ci hanno aiutato a trovare la soluzione immobiliare nella quale ci troviamo, ci hanno aiutato nella giungla delle agevolazioni e dei supporti che dà la provincia di Trento e alla fine ci hanno accompagnato nel realizzare il nostro progetto che adesso stiamo avviando, quindi per noi Trentino Sviluppo è stato un partner assolutamente efficace ed utile per portare avanti il nostro progetto. L'Enapage Italia, nata nel maggio 2012, è la testa di ponte della francese L'Enapage, realtà con oltre 40 anni di storia nella produzione di tovaglie e tovaglioli di carta, piatti e bicchieri monouso ed articoli per parti. Fondata a Lille, in Francia, nel 1945, L'Enapage è cresciuta mediamente del 10% ogni anno ed oggi ha un fatturato di quasi 40 milioni di euro. Lavora oltre 9.000 tonnellate l'anno di carta, cartoncino e ovatta, occupando complessivamente 120 persone. Considerando strategico il mercato del Sud Europa, nel 2012 L'Enapage decide di aprire uno stabilimento in Italia e la scelta cade sul Trentino. Il Trentino secondo noi è un territorio nel quale si può realizzare un prodotto come il nostro, ci sono competenze e capacità che noi riteniamo utili e continueremo a valorizzare. Per fare impresa servono buone idee ed un'ottima conoscenza del mercato, ma prima di tutto serve un tetto sotto il quale lavorare. Valutate le esigenze di spazio di L'Enapage e la necessità di un'ottimale collocazione per quanto riguarda i collegamenti viari, Trentino Sviluppo propone all'azienda la porzione di un capannone industriale disponibile ad Ala, a due passi dal collegamento autostradale. Oltre 4.000 metri quadrati già acquisiti dall'agenzia di sviluppo e disponibili dopo che l'attività logistica dell'impresa, sino a quel momento insediata, si è contratta a seguito delle difficoltà del mercato. L'Enapage investe quindi in Trentino, ad Ala, cittadina di 9.000 abitanti, recentemente provata dalla chiusura di un'altra storica industria multinazionale. Trentino Sviluppo si fa carico dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento del capannone. L'azienda investe 2 milioni e mezzo di euro in macchinari ed assume da subito 12 persone. La provincia autonoma di Trento mette in campo diversi strumenti previsti dal pacchetto di attrazione di investimenti. Il contributo per l'acquisto dei macchinari, l'agevolazione sui canoni di locazione degli spazi, oltre a finanziamenti per progetti di ricerca e formazione del personale. Da settembre 2013, nel capannone di Corso Trento, ad Ala, risuona ancora il rumore delle macchine. Tre linee di produzione, una per tovaglioli di carta e due per piatti in cartoncino. L'Enapage, la fabbrica delle feste, ha fatto tornare il buon umore. Nei prossimi due anni prevede di arrivare a 20 addetti e ad un fatturato di 5 milioni di euro. Stiamo lavorando sodo per garantire il successo del progetto industriale di L'Enapage. I nostri progetti non si fermano qui, per cui ci auguriamo anche per il futuro di aumentare i nostri investimenti e anche l'impatto occupazionale nel territorio. Capacità, idee e passione hanno incontrato Trentino Sviluppo e la sua mission, restituendo spazi importanti alla loro originaria funzione produttiva, favorendo l'innovazione e sostenendo lavoro ed occupazione.